Un lungo applauso per rendere omaggio ad un personaggio politico rispettato ma anche temuto, a volte proprio dai suoi stessi compagni di partito. Ma Michele D'Ambrosio era leader sempre e comunque. Era lui, l'ultima bandiera rossa. Sul manifesto che annuncia la sua morte, i familiari hanno voluto ricordarlo con una definizione semplice ma significativa: un uomo appassionato e libero. E stamane a Via Dante, presso la sede di SEL, momenti di commozione e di grande dolore. Io penso che sia una perdita totale, complessiva per questa comunità, non solo ovviamente in primo luogo per la famiglia, per i compagni che gli sono stati vicino, ma credo anche per questa provincia. Un pezzo importante della storia della sinistra scompare. È stato lui del resto l'unico che a sinistra sia riuscito a tenere testa all'ingombrante classe dirigente democristiana che occupava ruoli istituzionali di primo piano a livello nazionale. Ma di ritorno da Roma poi si ritrovavano a dover fare i conti con il terribile Vescovo Rosso. Io ricordo anche un'esperienza positiva, con me ci sono stati alti e bassi, però posso dire che io lo ricordo umanamente quando, divenuto vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, mi ha telefonato per farmi gli auguri. È stata l'ultima telefonata. Ai giovani lascia un insegnamento di vita: mantenere la schiena dritta anche in una provincia dove la disperazione ti porta a piegarti e a chiedere aiuto al politicante di turno. Lei è venuto a rendere omaggio ad un avversario sicuramente scomodo ma sempre leale. Ma sicuramente, io ho fatto anche una dichiarazione, ha chiamato la stampa ieri, e sicuramente va riconosciuto l'onestà intellettuale di una personalità politica che aveva delle idee radicate, da parte mia non condivise e non condivisibili, ma che comunque andavano rispettate perché erano suffragate da una cultura che poi si è rivelata anche una cultura messa in discussione, mendace, ma che comunque avevano dei presupposti che, insomma, facevano riflettere.